La Magic Fest di Capodanno quest'anno è a Rainbow Magic Land di Valmontone. Il parco dei divertimenti apre i battenti alle 19 del 31 dicembre con musica, attrazioni, cenoni, spettacoli a 360 gradi per tutta la famiglia e fino alle 5 del mattino. L'imperativo è solo uno, divertirsi e salutare il nuovo anno nel segno del sorriso. La particolarità di questa festa è che abbiamo diversi pubblici, quindi diversi target di ospiti e quindi diverse iniziative. Abbiamo dei DJ che si alterneranno per tutta la durata della festa, che va dalle 19 fino alle 5 di mattina, in cui si potrà quindi ballare e usufruire anche delle attrazioni del parco. Però abbiamo anche le famiglie, i bambini, quindi avremo Cristina D'Avena, avremo anche ospiti importanti come le FL Sixty Five, e si avrà quindi un'offerta integrata per tutti i gusti. Per questi giorni di apertura dal sapore natalizio, i vertici del Rainbow hanno pensato a tante nuove attrazioni. Abbiamo arricchito l'offerta del parco con tre nuovi spettacoli, una musical al Gran Teatro che si chiama Christmas Dream, uno spettacolo dedicato ai più piccoli al piccolo teatro che è Buon Natale Mr. Fogg e il nuovo spettacolo delle Winx che compiono 10 anni al teatro che è Merry Christian Winx. Abbiamo poi nevicherà all'ingresso del parco tutti i giorni, abbiamo arricchito il parco con luminarie di Natale, un piccolo mercatino di Natale e tre grandi alberi di Natale illuminati. Tutte le informazioni anche sui costi dei biglietti e sulle possibili soluzioni da scegliere le trovate sul sito del parco magicland.it. Si è pensato anche a pacchetti che includano la navetta della stazione per un Capodanno divertente ed in sicurezza. In particolare a Capodanno, quando magari si vuole bere una coppa di spumante per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, abbiamo creato ovviamente, come per tutto l'anno, una navetta speciale. È possibile prenotarla dal nostro sito magicland.it aggiungendo solo un euro al prezzo del biglietto d'ingresso del Capodanno o di una giornata normale del parco. Quindi Capodanno in tranquillità, direi, in sicurezza soprattutto. È importante in tranquillità, in sicurezza e in divertimento.